Audrey Almar, Olzai. Qua la macchina che entra nella retta delle tribune. Lo stacco in questo istante. Rimasto lontano Olzai. Si avvantaggia a Miele dell'Orso con a ridosso Nastro Nascente che va a chiedere strada. Poi Offensore OP a largo Monday B. All'esterno anche Mike degli Ulivi. In corda Audrey Almar, a largo Mulligan B, seguito da All Fashion Club. Nastro Nascente sfilato, 13,5 il lancio. Nastro al comando quando si va al completamento dei primi 400 metri, passati dal leader in 29 scarso. Tre lunghezze su Miele dell'Orso che precede Monday B e Offensore OP. A largo Mike degli Ulivi. 600 iniziali in numero 7, Lord of Gams, squalificato. Tanto la rottura con conseguente squalifica per Lord of Gams. Sempre Nastro al comando, poi Miele dell'Orso. L'esterno avanza Mike degli Ulivi, si porta presso Monday B, poi Offensore OP. Mulligan B all'esterno, ancora Audrey Almar. Con allargo al Fashion Club, il primo chilometro in 1.14 spiccioli con Nastro al comando, Mike a ridosso, Monday a contatto, poi Miele che perde invece battute, rimontato da Mulligan B con in terzo al Fashion, si prepara Offensore, 400 per venire a casa, Nastro al comando, allargo Mike, poi Monday B più all'esterno, il Fashion Club. Contatto anche Mulligan B e poi Offensore, Nastro in vantaggio che prova l'allungo, Monday che insegue, poi Old Fashion Club, Nastro, Monday, Old Fashion, Offensore, le battute conclusive sul palo, Nastro Nascente e poi Monday al secondo per il terzo, Offensore in linea con Old Fashion. Rivediamola un po', questa retta di arrivo. Nastro Nascente che conferma la buona impressione che aveva destato l'altro giorno quando vinse Mito di Azzurra, lui fu ottimo secondo. Oggi è andato tutto liscio, è andato in testa e non c'è stato più verso di avvicinarlo fino in fondo a Frim Schmidra in Salchi. Una lunghezza di vantaggio su Monday B per il terzo, forse ancora Old Fashion su Offensore OP. Quinto posto per Mulligan B. Dunque